Te. anche stamattina siamo insieme e grazie a Dio siamo in orario così possiamo mangiare insieme questo cibo speciale che ci viene dalla parola del Signore. A qualche parte ho visto scritto cibo per la mente. Io direi che la parola del Signore passa attraverso la mente ma va nel cuore perché è lì che deve Rivoluzionare un poco il sistema e lì dove si generano i sentimenti che vanno modificati alla radice ed è proprio quello che fa lo Spirito Santo. Come il rinnovamento di una pianta eh, passa attraverso le radici. Se le radici non, non fanno arrivare eh, la forza di vita nel, nei rami. E le foglie non ne vengono fuori. Le foglie non dipendono se c'è il sole, tutto aiuta, ma la forza deve essere dall'interno. Perciò la parola del Signore, dato che Dio dice sempre il tuo cuore, dammi il tuo cuore, il tuo cuore, il cuore, lui guarda il cuore, tutte queste cose, deve scendere nel cuore, alla radice del nostro essere, proprio dentro di noi. Molti pensano la mente, io credo che lo Spirito Santo si manifesta in un modo potente nel, nel nostro essere, proprio ci avvolge tutto, prende dalla, dalla radice del nostro essere, da dove veniamo generati, non dico dai piedi, dico da dove siamo stati generati, dove c'è proprio l'inizio che noi siamo, siamo stati generati. È lì che lo Spirito Santo fa sentire la sua presenza forte e ci lega e ci lega anche insieme, perché molte volte siamo legati, non nei sentimenti della mente, ma siamo legati nel cuore. Sentiamo proprio come un filo di collegamento, come se ci fosse un filo di quei fili sottili che si usano per la pesca. Che ci attira, invisibile ma ci fa sentire che siamo legati con quelli che siamo uniti nello Spirito Santo. E tu, che sei unita nello Spirito Santo, unito nello Spirito Santo, senti quella vibrazione di questo filo, come un filo di nylon sottile che ti collega in un modo speciale. Sono dei sentimenti bellissimi e speciali perché con chi ha lo stesso sentimento prodotto dallo Spirito Santo, c'è cioè un legame anche senza... Eh, io lo sento perché lo so, c'è gente che non li conosco, ma solo che ci leghiamo al telefono siamo già legati. Il nostro rapporto è più profondo di quello del cellulare, perché si sente nella voce, c'è una doppia voce che è quella dello Spirito che ci lega. E ci sentiamo uniti e ci vogliamo bene. Ed è un pene sincero, pulito, di una pulizia unica. E I nostri sentimenti equivalgono a quelli di un bambino di tre anni, così così viviamo, anche se siamo di età diverse, ma lo Spirito Santo fa delle cose speciali ed è bello. È bello vivere in quello stato d'animo di comunione con fratelli, sorelle alla fine si tanto unito, tanto legato indipendentemente dall'età. Ci sono tanti di età che sono sotto ai 100 anni eh, ma non ha importanza quel filo di collegamento è tanto forte, è tanto bello è tanto speciale, c'è tanto amore dentro che è tanto reale e vero che benedetto sia Dio per questo sentimento speciale. Bene Metti un po' tutte le altre cose da parte e leggiamo qualcosa, non qualcosa per passare un po' di tempo. Leggiamo alcuni principi nella parola del Signore che ci sono utili, perché in ogni parola della parola di Dio c'è tanto, tanto, tanto. Stamattina guardiamo un pochettino quando Dio ha liberato il suo popolo, perché ha fatto dei film per farci comprendere ha fatto un passaggio e poi noi lo traduciamo nella nostra quotidianità. Sono passati millenni ma parlano ancora al nostro cuore. Guardiamolo insieme, leggiamo insieme in Esodo capitolo 13 verso 17. Por quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo, qui c'è una lunga storia dietro, Mosè era andato, il cuore era indurito. Non voleva lasciare. Vedi, tutte queste immagini sono la dimostrazione di come agisce il nostro nemico comune. Non molla facilmente, ma con Dio deve mollare. Non pensare che con una piccola soffiatina funziona tutto. Dobbiamo perseverare. E Dio glielo diceva a Mosè, guarda che quello non molla subito, però tu vai. Sarebbe stato scoraggiante per me e per te sentire Dio dire addio, Dio, Signore è veramente grande, ci prepara, ci prepara proprio, sentire dire, dire a Dio, Mosè, vai da Faraone, io indurirò il suo cuore e vedrai che lui non molla, però tu vai. Guardate, noi usciamo fuori di noi con la nostra logica. Ma Signore fai qualcosa, poi mi mandi, cambialo tu, poi vado io. No, vai tu. Noi dobbiamo essere obbedienti al Signore. E Mosè così faceva. Partiva già per andare da Faraone, per dirgli che doveva lasciare andare il popolo, e Dio gli aveva detto, io indurirò il cuore di Faraone. Perché io devo avere gloria da questa situazione. Vedi, quando Dio ci ordina delle cose, noi dobbiamo solo ubbidire. Il nostro modo di pensare non ci deve essere più. E lui andava. Dieci piaghe. Lui andava e quello diceva no, era partito. E quella ancora ritornava. Gesù che cosa ha detto nel Vangelo? Ha detto che quando il nostro nemico, uno spirito immondo, degli spiriti escono dal nostro, dal nostro essere, vanno in giro e tornano. Esattamente. Guardate, è tanto chiaro nella parola del Signore. Come possiamo vincere? Dobbiamo ubbidire al Signore. Or quando Faraone ebbe lasciato andare il popolo, che poi ci arrivò. Il Dio lo condusse per la via del paese, non lo condusse per la via del paese dei Filistei, perché è troppo vicina. Una via che andava dall'Egitto in Canaan, c'era già, era lì. Perché non usò quella via a Dio? Era quella più vicina. Arrivavano prima. Ma il suo popolo era impreparato alla guerra. Il popolo nemico aveva già l'esercito, l'Egitto aveva già l'esercito. E su quella strada vi erano le frontiere, vi era la guardiania del corpo del popolo di Egitto. Se andava di là il popolo di Dio, quelli avvisavano, l'esercito arrivava. E che cosa succedeva? 3 milioni di persone con un esercito nemico attrezzato con cavalli, tutto quello che la guerra faceva, lungo la strada li avrebbe fatti fuori. Non avevano possibilità di salvezza. Dio che cosa fa per evitare che il popolo di fronte a una guerra, che poi che succedeva? cercavano di scappare e se ne tornavano dove erano stati prima perché più avanti non sapevano dove andare di dietro sapevano dove tornare Dio fa sempre una strada nuova che noi dobbiamo seguire perché è troppo vicina perché Dio disse bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni indietro Guardate, ha dichiarato tutto prima, poi lo ha dirottato in un'altra direzione, in una strada che la strada non c'era, per portarlo dove c'erano più difficoltà, umanamente parlando. Eh? Benedetto Dio, Dio dà delle indicazioni, una via facile. Guardiamo insieme... Al verso 20 che cosa dice? Gli Israeliti partiti da Sukkot si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Loro partirono dove non c'era una strada e continuarono il cammino. Tu faresti bene a guardare dopo sulle mappe della Bibbia che hai, dietro alla Bibbia ci sono delle mappe del popolo di Israele come camminava e ti rendi conto. Guardiamo al verso 21 del capitolo 13, cioè una strada per camminare, Dio gli aveva preparato nel verso 20, una strada per camminare ma che non dovevano combattere. Se andavano per quella che c'era già, gli attacchi erano subito pronti, i doganieri. Man mano l'esercito arrivava, era un combattimento che non se ne usciva più, mentre Dio li fa andare in una direzione dove la strada non c'era e Dio era con loro, però potevano camminare, seppur camminavano lenti, 3 milioni di persone non sono pochi, hanno bisogno di un buono spazio, non è 30 persone che si mettono in fila indiana dovevano camminare, dovevano mangiare, dovevano cucinare, avevano i bambini, avevano gli animali, gli armenti, tutte queste cose. Dovevano muoversi in un certo modo. Dio aveva preparato tutto e li fa andare dove non hanno da combattere. Ecco, impariamo queste cose, perché quando il Signore ci comincia a portare avanti in un cammino nuovo, perché ci sono sempre delle cose nuove, il, il, la, la, migli la miglior cosa è quella di, <coughs> scusami, obbedire, perché il Signore man mano ci fa comprendere perché va in un certo modo. Guardiamo <coughs> nel verso 21 che cosa dice. L'Eterno andava davanti a loro, di giorno... In una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino. Vedete là, nel deserto, noi non ci rendiamo conto: nel deserto il sole, il caldo, l'arsura, tutto quello. Cosa ci può essere di più di avere la copertura di una nuvola che man mano cammina come un ombrello su di noi e noi restiamo al fresco? E quando quella cammina, noi ci camminiamo sotto e siamo così protetti dal sole. Questa immagine ci deve essere di aiuto perché comprendiamo che lì c'era una nuvola che si vedeva, ma quando cominciamo a camminare con Dio, c'è una nuvola invisibile della sua presenza che ci copre che ci mantiene protetti, una protezione continua. Quando noi camminiamo col Signore, non vediamo, ma nel regno dello Spirito, perché Dio è Spirito, egli mette una protezione su di te, per evitare che ci siano cose che ti urtano, che non ti infastidiscano. Questa nuvola resta continuamente quando per esserti di guida, ma tu devi essere obbediente, perché se la nuvola cammina e tu stai fermo, resti al sole un'altra volta. Se tu cammini e la nuvola sta ferma, ti bruci un'altra volta. Allora vedi che cosa dice il Signore, ci fa comprendere. Noi dobbiamo camminare secondo la guida che lo Spirito di Dio ci dà. La sua presenza non è un uomo con un bastone, egli mette degli uomini che ci devono guidare nelle vie del Signore, ma è Lui che guida direttamente i tuoi passi. La nostra attenzione deve essere sempre quella di restare sotto la guida dello Spirito Santo. Né più avanti né più indietro, guarda questa immagine ci aiuta a comprendere, è bellissima. Allora la nuvola cammina, noi camminiamo, stiamo all'ombra, siamo protetti, c'è la Sua Presenza, la Sua Presenza che ci, ci è fatta, si è fatta da garante per portarci fino in Canaan. Quando noi camminiamo, come Lui dice. Noi siamo protetti, protetti in un modo potente. Abbiamo qui ancora la difficoltà che può arrivare Faraone per riprenderci, ma attenzione, Dio ha già un progetto speciale per loro, sta aspettando che Faraone arriva per distruggere i suoi eserciti e non vederlo mai più per guidarli per il loro cammino. E di notte, un'altra cosa importante, in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare giorno e notte. In un'altra descrizione di questa presenza di Dio, una protezione continua, noi sappiamo che di giorno fa caldo nel deserto l'assura, tutto quello che c'è. E vediamo la nuvola. Di notte sappiamo che nel deserto fa freddo, un freddo tremendo, non si riesce a restare facilmente così scoperti. Ma Dio dice qualcosa di speciale. Fuoco per illuminarli e non solo. Il fuoco non illumina soltanto, ma emana anche calore. Un qualche cosa come il sole che dava luce e calore, la presenza di Dio che lo accompagnava, per avere un cammino continuo, né più avanti né più indietro. Ma l'altra cosa è che dalla parte del nemico non c'era fuoco e luce, calore e luce, c'era oscurità, tenebre che formava una separazione per non vedere il popolo dove era. Poteva essere a 20 metri più avanti, ma non lo vedeva. Dio fa le cose per bene. Benedetto sia il Signore. Ti è chiaro come guida Dio e il suo popolo. Andiamo avanti per vedere cosa succede. Dio che guida la nuvola, il fresco e il fuoco, la luce e il caldo. Guardiamo nel verso capitolo 14, verso 4. Tutto questo movimento, Dio ne tira fuori gloria per lui e io indurirò il cuore di Faraone ed egli li inseguirà. Guardate, un'altra volta, Dio chiarisce che il nemico ci insegue, ma noi... Possiamo camminare con Dio. Sorella, fratello, ascolta, questo è un messaggio non che succedeva. Questa è un'immagine che serve per tutti i credenti di tutti i tempi. Ma io trarò gloria da Faraone e da tutto il suo esercito. E gli egiziani, cioè Dio manifesta attraverso il suo modo di muoversi, attraverso il suo popolo che siamo noi, manifesta la sua grandezza a quelli che non conoscono Dio, che devono dire veramente Dio è un grande Dio. Infatti molte volte notiamo che quando il popolo di Dio avanzava, riportato dalla storia di quel che era accaduto, i popoli che venivano a combattere contro questo popolo, quando il popolo camminava con Dio, avevano paura perché avevano sentito di quel che Dio aveva fatto agli egiziani. Gli egiziani sapranno che io sono l'eterno. Ed essi fecero così. Vedete, quando cominciamo a camminare col Signore, siamo più obbedienti. Dobbiamo essere ubbidienti, perché che cosa guardiamo? Dio le aveva evitati di andare per la via che conoscevano. Nella via che conoscevano abbiamo detto che c'era la frontiera, scattavano gli allarmi, loro erano senza armi, senza cavalli, venivano massacrati. Dio però aveva fatto una via nuova che dovevano seguire. Ma guarda quanto è bello poi che cosa succede. Man mano che va avanti arriva di fronte al Mar Rosso, una difficoltà, ma per Dio, quando andiamo a Dio e seguiamo il Signore, non ci sono difficoltà. Per Dio, per noi sì, per Lui no, ma quando camminiamo con Lui non ci sono. Dio sapeva che l'esercito degli egiziani sarebbe partito perché avevano perso tutta la servitù e si erano preparati a riaverli, non c'era più chi gli faceva tutti quei servizi che facevano. Ma Dio porta avanti il suo progetto, arrivano al Mar Rosso, bypassano il Mar Rosso. Lascia la strada aperta e arriva l'esercito di Faraone. Entra per la stessa strada. Gli ultimi delle, del popolo di Dio escono dall'acqua e tutto l'esercito di Faraone è nel fondo del mare che sta camminando, asciutto. Tutto un tratto si chiudono le acque. E l'esercito viene sterminato. Il popolo non può più tornare indietro. Deve solo avanzare. Quando cominciamo a camminare col Signore? Dobbiamo solo avanzare. Però guardiamo cosa dice San Paolo riguardo a questo passaggio. Questi attraverso questo modo di fare diventarono tutti seguaci di Mosè. Mosè che veniva guidato da Dio. Ma questo passaggio è molto importante perché raffigura il battesimo di ogni credente. Se tu non sei battezzato, che hai fatto un patto col Signore e sei passato attraverso le acque come una morte alla vecchia vita, le forze del nemico perdono forza quando tu decidi di camminare col Signore. E fai il patto, confermi il tuo patto col Signore che lo vuoi seguire. San Paolo ne parla, parla di tutti di Mosè. Tu se non ti sei battezzato, se non ti sei battezzata, non ti lamentare quando i soldati di Faraone ti fanno del male, perché tu ancora non hai deciso se vuoi restare con Faraone o se vuoi andare col Signore. Tu non hai ancora deciso se vuoi stare con Faraone tradotto in parole diverse o vuoi stare con Mosè. Con chi vuoi stare? Non ti lamentare se il nemico ti attacca perché tu non hai ancora dentro di te, non hai ancora deciso se vuoi essere di Dio o se vuoi restare con Faraone. Il battesimo è importante. Il battesimo, da quello che noi guardiamo in questo passaggio, vediamo che quel passaggio è stato dove l'esercito di, di Faraone è stato smantellato completamente e non aveva più possibilità di entrare. Perché, attraverso un atto della volontà che tutti i battezzi, nella tua volontà, nel tuo cuore non ci può più entrare perché tu hai chiuso le porte attraverso l'ubbidienza del battesimo e hai detto al Signore: Io ti voglio seguire e servire per vita e per morte, sono tuo, faccio parte del tuo esercito, la protezione divina non ti può lasciare perché tu fai parte del suo esercito e gliel'hai confermato. Gli hai detto che tu sei suo e non vuoi più avere niente a che fare con Faraone. Signore, aiutaci a comprendere. Gesù, riguardando e che sa perché è venuto il motivo perché, egli ha parlato di un battesimo, ha detto andate, ammaestrate tutti i popoli e chiunque avrà creduto, cioè il popolo aveva creduto che Dio lo stava guidando. Quando è arrivato al Mar Rosso è passato perché stava seguendo Dio. Dio lo fa. Ora Gesù ha detto, chi ha creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Tu devi passare dalla parte di Dio attraverso la tua propria volontà, accettare il Signore. È un impegno che noi prendiamo, non è un po' di fantasia, qualche lacrimuccia, qualche emozione, qualche mezzo culto, qualche mezza messa, una volta ci siamo, un'altra volta non ci siamo. È un patto, è un impegno serio che prendiamo con il Signore, perché il Signore con noi non è venuto per darci solo una spolveratina, per portarci insieme con Lui e staccarci dalle grinfie del nemico non ha mandato Mosè per noi, ha mandato il suo figlio Gesù Cristo ed ha pagato il prezzo per ognuno di noi, essendo figlio di Dio ha questo potere perché la sua immensa grandezza può salvare la nostra immensa maledizione perché siamo sotto maledizione, perché siamo stati dei trasgressori e abbiamo bisogno di convertirci, cioè darci a lui, come volontariamente abbiamo peccato, volontariamente dobbiamo chiudere con Faraone e accettare il Signore e seguirlo. E gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno. Ed essi fecero così. Ora, una volta che siamo passati dall'altra parte, io stamattina ti voglio parlare un poco seriamente. Hai preso un impegno serio per voler servire il Signore? Per voler camminare col Signore? Nessuno lo può prendere per te. Ma io non sento, ma io non so, ma mi deve... Cosa devi sentire? Dio è incorporato nella sua parola. La sua parola quando parla già dice tutto, perché è lui che parla. Dio non è un messaggero, Dio è lui che parla. Quando noi leggiamo nella parola del Signore dice Dio ha detto, Dio ha parlato. Non vuol dire che noi dobbiamo andare a fare un'analisi per trovare Dio, già è Dio che parla, già è Dio che lo dice. Non è che dobbiamo dargli un'interpretazione, lui l'ha già detto chiaramente come stanno le cose. Chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi no, condannato, perché la manifestazione del suo figlio e tutto quello che Egli ha lasciato nella sua parola. Noi non possiamo restare dicendo dopo non avevamo capito. Egli ci parla chiaro. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Cioè annunciate questa storia di salvezza e del Vangelo, la buona novella che Dio ha mandato nel mondo un salvatore il suo figlio Gesù Cristo che si è dato come prezzo di riscatto per noi è morto al nostro posto è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione chiunque lo vuol seguire prende questo impegno nel dire Signore cosa devo fare? credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua ma il battesimo è importante perché questa mattina lo spirito santo ti fa comprendere perché era importante passare per il mar rosso perché l'esercito di faraone non aveva più potere sul suo popolo. Poi si è perso per strada, beh, si è perso per strada perché la disubbidienza, ma poi ne ha pagato le conseguenze perché ne paghiamo sempre le conseguenze. Vogliamo vedere quando onoriamo Dio nell'ubbidienza, a volte vogliamo fare anche sacrifici, ma Dio non vuole sacrifici, vuole la nostra obbedienza, di onorarlo con tutto il cuore, di dire Signore, che vuoi che faccia? Che devo fare? Aiutami a comprendere e io lo faccio. Questo è il modo di camminare con Dio. Il Signore ci deve aiutare. Questo tracciato è molto importante. Non ti vuole portare per una via che guerreggi sempre, non ti vuole portare per una via dove tu torni indietro. Ti vuole far passare in una via dove una volta passato il nemico non avrà più potere su di te. Tu dici: Ma io sono così. È un'ubbidienza, è un impegno che tu prendi. Oggi se senti nel cuore che lo Spirito Santo ti parla, vai dal tuo pastore, vai dove si battezzano per immersione, perché immersione vuol dire proprio questo. Loro passarono sotto le acque, le acque erano alte. Immersione, immergiti come un morire. Eh? Vogliamo vedere una descrizione speciale che leggiamo insieme. Romani capitolo 6, se me lo vuoi mettere, verso 1. Romani capitolo 6, verso 1, Michele. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia brondi? Cioè rimaniamo ancora nella posizione che siamo? Continuiamo ad essere un poco col faraone, un poco con Dio e non sappiamo dove andare, siamo tra l'aver lasciato e, e non continuiamo, e se continuiamo continuiamo a modo nostro, no. Passa al verso 2 dello stesso capitolo, Romani capitolo 6, verso 2, così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Cioè, è un impegno serio di camminare col Signore. Guardiamo al verso 3. È un impegno serio di camminare con il Signore ogni giorno perché il Signore ha fatto una grande opera. O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, cioè come siamo morti insieme con Lui. Se il pastore ti lascia sotto le acque quando ti battezza, tu sei morto. Bastano anche tre centimetri di acqua per morire. Non è che devi affondare chissà dove, devi calcolare che da quel momento in poi tu sei morto alla vecchia vita. Tutta la vita che vivevi in Egitto, insieme al Faraone, ai suoi trastulli, ai suoi al suo modo di fare, alla schiavitù che avevi, non ce l'hai più perché adesso sei in un altro regno, nel regno del Signore Gesù Cristo attraverso questo passaggio. Siamo morti al peccato, siamo stati battezzati nella sua morte. Guardiamo al verso 4, quando esci fuori, noi dunque siamo stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è risuscitato dai morti, quando ti alza per cominciare un cammino nuovo col Signore, guarda cosa succede. Come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita insieme al Signore. Guardiamo al verso 5 che completa l'argomento. Perché siamo divenuti una stessa cosa con Lui, per una morte figurativa, però profonda nel nostro essere, similiante alla Sua. Lo saremo anche per una risurrezione simile alla Sua, sapendo questo: verso 6 che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo di peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, verso 7, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato, cioè i morti non peccano più, se la nostra vecchia natura la seppelliamo, facciamo sviluppare solo la nuova e camminiamo con lui. E gli vuole questa obbedienza da noi. Guardiamo uno che aveva la benedizione di Dio e l'ha persa per strada. Primo Samuele capitolo 2 verso 30. Primo Samuele capitolo 2 verso 30. Così dice il Signore: Dice qui. Il Signore aveva dichiarato qualcosa di speciale e si ritira perché quest'uomo, questa persona. Perciò così dice l'Eterno, il di Dio di Israele. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero al mio servizio in perpetuo. Vedete le promesse che fa il Signore: lui dichiara che noi, le nostre generazioni a venire, tutti serviamo il Signore e siamo dalla sua parte. Non dobbiamo venir meno. Ma qui in questo caso. Questa persona era venuta meno, ma ora l'Eterno dice, lungi da me tal cosa. Cosa ha fatto questo sacerdote? Lungi da me. Era un sacerdote. La sua famiglia doveva essere, continuare ad essere sacerdote. Ma Dio dice, lungi da me che io possa continuare con te. Poiché io onoro quelli che mi onorano. E quelli che mi sprezzano saranno avviliti. Passiamo dalla parte del Signore, perché la, la strada che ci ha aperto è molto semplice, è molto chiara. Dobbiamo noi adesso fare la nostra scelta e prendere un impegno col Signore. Signore, io voglio aderire. Non ti lamentare se le cose non funzionano molte volte, perché continui a vivere sempre con Faraone. Ma Faraone non ti tratterà mai bene, perché il suo modo di fare è quello. Gesù lo ha dichiarato, noi gli chiamiamo nome, lo chiamiamo Satana, lo chiamiamo diavolo, lo chiamiamo, lo chiamiamo spiriti maligni, cosa li vogliamo chiamare. Ma Dio vuole la nostra salvezza ed ha fatto un recinto dove noi possiamo restare tranquilli insieme con lui. Ma ci dobbiamo passare noi. Perché prima di nascere non avevamo una volontà propria e siamo nati per volontà di Dio, ma per rinascere nel regno dello Spirito deve essere la nostra volontà. Siamo noi che dobbiamo prendere un impegno e dire, Signore, da oggi io ti voglio seguire, ti voglio nella mia vita. Voglio la tua protezione, voglio la tua luce, voglio il tuo calore, voglio continuare a camminare con te e voglio camminare nella via che tu tracci, non nella via dei filistei come abbiamo visto prima, dove gli urti saranno sempre continui. Dio ha una via speciale per te, ha una via speciale per me, che la scopriamo man mano che camminiamo con lui ogni giorno attraverso la nuvola della sua presenza. Il calore del fuoco, del, dello zelo della sua presenza nella nostra vita e la luce, quel tanto necessario perché la sua parola diventa una lampada sul nostro sentiero, una lampada al nostro piede, e una luce sul nostro sentiero. Andiamoci a camminare col, Signore. Eh? Vogliamo pregare che ci aiuti a farci prendere sante decisioni per dire, Signore. Io oggi, è un, è un qualcosa che la devi fare tu, nessuno la può fare per te. Un impegno col Signore per te, non lo può prendere nessuno. Lasciamo perdere questi st abbandoni che hanno battezzato a otto giorni il compare, la comare, che poi ti curano spiritualmente. È venuto qualche volta il tuo compare e comare a parlarti delle cose di Dio, a istruirti delle cose di Dio. È venuto quando sei cominciato a crescere così come aveva pensato tuo, ma, tuo padre e tua mamma di battezzarti e poi il compare e la comare ti fanno crescere nelle vie del Signore sta venendo a casa tua per istruirti nelle vie del Signore quando pensi di aver fatto la, la prima comunione altri compare e comare hai fatto una grande festa e poi quelli ti dovevano istruire nelle vie del Signore stanno venendo a casa tua per fare questo e allora sebbene bello è perduto perché hanno fatto gli altri per te Oggi il Signore ti chiama a prendere un impegno personale col Signore perché l'anima è tua, la, il cammino è tuo, le atroci sofferenze li vivi tu e se vai nell'inferno ci resti tu. Perciò è importante conoscere la verità e dare la nostra risposta al Signore direttamente. Il Signore ci deve aiutare. Preghiamo il Signore che ci aiuti, e man mano. Apriamo il cuore a lui perché lui ci manda questi messaggi proprio per svegliarci, perché ci tira fuori dal torpore religioso che ci siamo dentro. Perché ogni religione ha fatto un format e ci ha messo dentro e noi così stiamo. Stiamo come quei popoli che non possono emigrare. Nel contesto della loro vita, una volta eravamo anche noi così, non si sapeva mai in altre nazioni che si faceva. Perché non potevi mai uscire? E pensavamo che il duce era il meglio. Pensavamo che il regime nostro era il meglio. Anche quando facevamo solo guerra e stavamo male, pensavamo perché il duce imponeva a noi che non potevamo manco parlare. Non ci potevamo manco lamentare quando stavamo male. Non perché non ci potevamo lamentare perché poteva andare bene la cosa così, ma perché le nostre lamentele ci mettevano pure in prigione. Signore, aiutaci. Signore, ci ha liberati per camminare con Lui. Eh? Andiamo al Signore insieme. Prega insieme con me. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, per questi tracciati speciali che Tu ci fai vedere che sono come dei filmini davanti alla nostra mente che ci aiutano a nostra volta a fare la nostra scelta, perché finché abbiamo la possibilità di farlo, ti ringraziamo, lo vogliamo fare oggi perché non sappiamo domani se è il nostro. Prendere sante decisioni davanti a te per fare la tua volontà. Aiutaci a partire da questo momento a camminare con te. Te lo chiediamo, Dio, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio tuo, il nostro Signore benedetto. Amen. Amen pace dio ti benedica ci vediamo stasera dio piacendo per la preghiera metti scritto quello che il signore che hai bisogno dal signore seriamente riempite nel cuore e lo dici già a lui scrivilo su un pezzo di carta un quaderno e stasera li presentiamo al signore insieme Dio risponde, vedrai che nella lista che tu scrivi e che già presenti al Signore mentre lo scrivi, comincerai a cancellare un sacco di cose che il Signore ti dà la risposta e in questo modo cresce la tua fede, quella fede viva che viene generata nel nostro cuore dallo Spirito Santo e viene attivata perché c'è una connessione speciale dallo Spirito di Dio che si lega al nostro Spirito e ci conferma che Egli sta operando. Michele, mettici anche Romani, capitolo 6, dal verso 1 al verso 7. Vatti a rileggere quello che abbiamo letto stamattina, guardalo nel contesto, chiedi allo Spirito Santo che ti dia una guida e prendi un impegno con il Signore di cominciare a camminare con Lui da adesso. È una scelta tra te e Dio. Il meglio sta davanti insieme con Dio, perché Dio è fedele. Ci riesci a metterlo? Romani capitolo 6 dal verso 1 al verso 7. Romani capitolo 6 dal verso 1 al verso 7. Segnati questi versi, poi li vai a leggere e vedrai che lo Spirito Santo ti parla se ci vai con un cuore aperto per voler. Ricevere dal Signore la guida che tu hai bisogno. Ci riesci, Michele? Romani capitolo 6, dal verso 1 al verso 7, Beh, te li puoi scrivere anche tu, poi te li vai a cercare, va bene? Romani capitolo 6, dal verso 1 al verso 6. Dio ti benedica, ci vediamo stasera per la preghiera. Preparati. Presenta al Signore quelle cose che devi presentare, Cominciare già a parlare. Di Signore, questa lo posso chiedere, questo lo posso chiedere, Signore. Tu vedi questa situazione, la posso presentare a te: c'è mio marito, c'è mia moglie, c'è mia figlia, c'ho mio figlio, c'ho questo problema, c'ho il lavoro. Segnali queste cose. Vedrai come il Signore ti dà delle risposte. Dio è fedele. Quando noi andiamo a Lui, Lui è fedele. Noi non lo viviamo, poi diciamo: Ma Dio non risponde perché ci andiamo proprio attimi giusto per non so che. Non ci dedichiamo. Signore, aiutaci. Bene, sono certo che la parola del Signore ti aiuterà a fare passi di ubbidienza a Lui e vedrai la gloria del Signore che si manifesta nella tua vita perché questa è la via di Dio che si abbassa fino a noi per parlarci in un modo comprensibile. Pace, ci vediamo stasera, Dio piacendo.